Amici di Sicurauto, eccoci qui con questo nuovo appuntamento della rubrica SicurTech. La vettura di questa settimana è una Opel Crossland X con motore 1.6 Common Rail. Vediamo le particolarità tecniche della vettura: una sospensione posteriore a ponte torcente, quindi una soluzione molto semplice e classica, direi ormai per le vetture di segmento B, e la sospensione anteriore, classico MacPherson, per cui abbiamo il triangolo inferiore, il tirante dello sterzo, l'ammortizzatore e la bielletta che va a collegare l'ammortizzatore con la barra antirollio. Bene, la vettura, come vedete, ha il pianale che non è coperto. Questo ci permette di guardare un po' più nel dettaglio la vettura. Bene, qui vediamo il filtro antiparticolato, vedete è posizionato in verticale ed è subito vicino al motore in modo che raggiunga sempre la temperatura d'esercizio in breve tempo. Questa vettura, come vedete, non ha una seconda valvola EGR perché ha per il post-trattamento di gas di scarico il sistema di AdBlue, e qui vediamo il serbatoio della AdBlue. Tra l'altro, una particolarità, vedete il marchio Peugeot e Citroën, perché questa vettura è prodotta in collaborazione con il gruppo francese PSA. Bene, per questo è tutto, ci vediamo alla prossima rubrica SicurTech.